Nell'aula 9 del Tribunale di Cosenza la parola a Padre Fedele, accusato di violenza sessuale ai danni di una suora. Dichiarazioni scottanti e accuse precise. Il frate parla di complotto e aggiunge che la suora è stata pagata. All'uscita dal tribunale, il frate Cappuccino ha simulato i fatti riportati dalla religiosa ai giudici. Lei non ha detto mi ha posato dolcemente il vassoio su un comodino che non c'è, ma mi ha strattonato. E allora strattonando io faccio la scena adesso dello strattonamento. Ecco così, ecco. Adesso voi mi dovete dire, strattonandola poi l'avrei buttata sul letto. Ma nessuna testimone ha riferito alla corte di aver visto macchie di sugo sul saio bianco unico posseduto dal frate. Siamo al 28 di febbraio, c'è la neve fuori, io ho il saio bianco che devo andare in Africa. Voi mi dovete dire, carissimi amici che mi ascoltate, com'è possibile lavare questo saio? E lei diceva che sotto non c'avevo niente quando io stavo per partire in Africa. Mi dovete dire come posso io lavarmi il saio con la neve, asciugarlo e trovarmi all'aeroporto all'1:52. Il tutto è rinviato al 30 settembre, quando la Corte sentirà il perito dell'accusa, Zengaro, e il perito di Napoli, nominato dal Tribunale, simultaneamente per una incongruenza sulle intercettazioni ambientali. La di Napoli riferisce che qualcuno nelle registrazioni parli dell'imputato come di un uomo che va con donnacce, frase contestata perché inesistente, a parere della difesa. Durante la stessa udienza, Padre Fedele continuerà con le proprie dichiarazioni. O la suora è invasa dal demonio, o la suora è diabolicamente ammalata, o la suora è stata pilotata e quindi complotto, oppure tutte e tre, tutte e quattro queste cose. Io sono innocente, questo peccato di stupro non l'ho mai fatto e mai pensato. Questo lo devono sapere in secola secolorum. Amen.